È prevista per domenica prossima a Gela la seconda maratonina del Golfo, valida come prova conclusiva del Grand Prix Sicilia di maratonine senior, master maschile e femminile e nona prova del Grand Prix provinciale FIDAL di Caltanissetta. Prevista la presenza di 700 atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione sportiva è promossa dall'Associazione Atletica Gela con il patrocinio del Comune. Più di 700 atleti, tra cui molti vengono pure fuori dalla Sicilia. È un evento doppiamente importante perché riconferma il buon lavoro svolto dall'associazione che ha organizzato questo evento l'anno scorso e quest'anno addirittura chiude la stagione. L'ottava maratonina, l'ottava tappa per le maratonine in Sicilia, quindi l'onore e il piacere a Gela di poter chiudere questa stagione agonistica. Domenica avremo un evento importantissimo per la nostra città a livello regionale, a livello nazionale, spero anche a livello internazionale. E alla seconda edizione speriamo che ce ne siano tante altre. Noi come Comune ci siamo impegnati a promuoverlo e io personalmente come assessore allo sport anche perché è nel nostro programma. Lo sport è uno degli elementi essenziali al servizio del cittadino. Lo sport inteso come non solo evento sportivo fino a se stesso, ma come percorso educativo e formativo per tutta la nostra città. Il lungomare gelese ed il parco urbano di Macchitella faranno da suggestivo scenario naturale alla gara. Siamo già pronti per la terza edizione prossimo anno, infatti abbiamo fatto già richieste, il prossimo anno dovrebbe essere il 6 novembre. Per quanto riguarda la gara di quest'anno, alla partenza come associazione prevediamo almeno 700 atleti provenienti da tutta la Sicilia, quindi più forti atleti regionali, e un buon 10% dalle restanti regioni italiane, quindi dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, eccetera, eccetera. Come atleti di rango sicuramente un nome su tutti, avremo ai nostri di partenza Francesco Ingargiola, che è stato campione del mondo militare di maratona. E tuttora oggi detiene il stesso tempo all time di maratona in Italia con 2:08, quindi un atleta di livello non solo italiano ma mondiale. Per quanto riguarda gli atleti che lotteranno per la vittoria, in campo maschile sicuramente Mohamed Idris, che è un ragazzo del Marocco che vive a Menfi, e di oggi penso che sia, se non è più forte, uno dei più forti atleti regionali del panorama di podicimo. A livello femminile, la nostra amica di Mazzarino, Giusy Chiolo, che lotterà con gli altri atleti di rango. Per quanto riguarda gli atleti nostri locali, voglio dire che saremo presenti come Atletica Gela con 40 tesserati.